Un altro Toffoli in nazionale? Sì, no, Club Italia non nazionale. Vabbè, comunque è un primo passo verso la nazionale. Che cosa? Sicuramente. Raccontaci un po' questa tua esperienza. Il Club Italia mi ha dato un'opportunità di allenarmi più ad alto livello rispetto a dove stavo prima. E, ho colto al volo questa opportunità. È un livello di allenamento molto alto, anche perché ci stiamo allenando con il gruppo Juniors Futuro e non tutti si allenano a questi livelli. E niente, io ho accettato subito senza esitare alla richiesta, perché comunque cerco di allenarmi al meglio e al mio massimo delle mie potenzialità. E poi vediamo cosa succederà, cosa verrà. Portare questo nome è un peso o è un vantaggio? È una domanda che mi fanno in molti. E comunque ci sono dei pro e dei contro. Il pro è che sicuramente quando si gioca, anche a livello giovanile, si viene più notati. Il contro è che comunque c'è sempre questo paragone che viene fatto. Io dico sempre che mio padre è sempre stato un'icona dello sport, e non punto assolutamente a diventare come lui, perché io punto solo a divertirmi, giocare a pallavolo, e poi quello che verrà, verrà. Quando ti ha visto con la maglia azzurra addosso, cosa ti ha detto Paolo? Un po' si è commosso, nel senso che è contento, anche perché 2 anni fa c'è stata la prima convocazione al collegiale allievi e lì comunque siamo stati tutti contenti. Lì poi bisogna vedere se continuerò costantemente a migliorare o mi fermerò o diventerò più bravo. Qui bisogna vedere cosa farò. Ti ha dato dei consigli? No, ecco, mio padre è uno che non dà consigli, mi ha sempre detto che non vuole mettersi in mezzo. Secondo me è giusto un ragionamento così, perché ha sempre detto che io ho i miei allenatori, adesso ci sono allenatori molto bravi e quindi non c'è assolutamente bisogno che mi dia consigli, pressione, perché quello che il mio percorso che farò sarà, poi si vedrà in futuro.